Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boops e mercoledì, giornata di novità, già lo sapete, abbiamo ricevuto finalmente lo Zenkai per Gon Super Saiyan 2 Legends Limited. Andremo a vedere com'è, raga, emozione pelle d'oca. E dopodiché abbiamo ricevuto anche, così dal nulla, annunciato ieri lo Zenkai per Cell Red, il vecchio Cell Red, chiaramente non quello uscito la settimana scorsa. Inoltre abbiamo un revamp quasi totale per le Ultra Space Time Rush, molto 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 più veloce e semplice da fare. Abbiamo un metodo per fare due pannelli di Zenkai a Gohan Legends Limited in modo completamente free to play, a patto chiaramente che l'abbiate già 7 stelle. Dei ticket nuovi per il weekend. Raga, andiamo a vedere tutto meglio. Prima di cominciare però vi chiedo gentilmente un like di supporto per il canale, per il progetto. E se ancora non l'avete fatto e siete interessati a nuovi contenuti di Dragon Ball Legends o Dragon Ball Z Dokkan Battle, premete su quel tasto iscriviti. Detto ciò, raga, sigla. Baby, siamo sul nostro fidato di BZ Space e partiamo direttamente dallo Zenkai di Cell. È chiaramente il personaggio un po' meno in hype, direi, tra i due, quindi guardiamoci prima Cell. Allora, mettiamola 14 stelle, statistiche al massimo. Abbiamo un... switchiamo su Zenkai magari. Abbiamo un power level generale di 1.500.000, 2.800.000 per gli HP, 262.000 per lo Strike Attack, 181.000 per la Strike Defense, 297.000 per il Blast Attack e 181.000 per la Blast Defense. Raga, statisticamente parlando è un personaggio importantissimo. Queste statistiche qua sono alquanto monster. Cioè, difese belle 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 alte. Non sono le più alte, cioè di meglio, ma comunque siamo un 10.000 sotto al meglio. Quindi non stiamo parlando di grosse differenze. 297.000 di Blast Attack è semplicemente tantissimo, e 262.000 di Strike Attack per un personaggio che di base è un blaster. Anche qua, raga, è un bel picchiare, decisamente. Guardiamoci il kit. Main ability. Prima dello Zenkai pescavamo unicamente la ultimate e potevamo attivarla dopo 25 counts. Adesso, dopo lo Zenkai, abbiamo... ok, la pescata dell'ultimate, recuperiamo il ki di 20 e più 40% di danno inflitto per 20 timer count. Già qua, pensando già comunque che c'è un buff molto alto delle varie statistiche, più quest'altro, saranno già parecchi danni in più rispetto a prima. Unique ability numero 1, dominant power level, più 50% di blast damage inflitto contro il tag Saiyan o Super Saiyan e non può essere cancellato. Prima di così era semplicemente un buff di danno sui Super Saiyan, che non tornava più molto utile perché comunque il... proprio il tag Super Saiyan, sì, capita di trovarne assolutamente, ma non è la roba più comune che potete trovare in giro, ecco. Dal momento che comunque ci abbiamo un sacco di altri tag, anche proprio contro personaggi Saiyan, che non hanno magari il tag Super Saiyan, o non ce l'hanno sempre essendo Evo. Nessun problema, perché ci pensa Cell, e adesso abbiamo un 50% di Blast Damage in più contro tutti i Saiyan o i Super Saiyan. E da questo tag sappiamo benissimo che ci piovono anche tutti gli hybrid che sono in forma Super Saiyan, quindi ottimo, ottimo, ottimo upgrade veramente. Seconda unique ability, riguardiamo la base com'era. Era un più 5 di strike blast cost per l'avversario per 10 timer count nel momento che Cell entrava in campo. Basta, morta lì. Post Zenkai abbiamo migliorato anche il nome comunque, perché prima ci aveva un nome veramente, veramente sul vago. E abbiamo migliorato il nome innanzitutto. E dopodiché, oltre ad aggiungere un più 5 di costo per tutte quante le carte, quindi non solo Strike e Blast, ma anche Special Skill, Special Move, Ultimate, Awaken, tutto quanto, sempre per 10 counts, mettiamo all'avversario anche un più 30% di danno ricevuto per 10 timer count, che anche questo è un ottimo upgrade. Quindi già di partenza questo qua sarebbe il personaggio praticamente a Zenkai 1, e devo dire, raga, che rispetto alla vecchia versione di Cell
è mille volte meglio già da questi upgrade delle prime due unique ability. Terza unique ability sbloccabile al terzo pannello di Zenkai. I seguenti effetti si attivano ogni volta che un proprio attacco viene evitato con il Vanish Step. Riduciamo il prossimo danno che andremo a ricevere del 20%, non possiamo staccarlo, e l'effetto si applica fino a fine combo avversaria, e infliggiamo all'avversario un attribute downgrade del meno 100% di Ki Recovery per 3 timer count, che onestamente non sono molti. Allora, questa terza unique ability, abbastanza buono questa riduzione di danno, questo onestamente non so quanto possa andare a impattare durante il corso di un match, perché dura veramente, veramente poco come cosa. Terza unique ability, un attimino meh. Quarta unique ability, sbloccabile al sesto pannello, applica i seguenti effetti a se stesso quando il personaggio entra in battaglia. Recuperiamo il 10% d'HP e si attiva per 3 volte, cosa un attimo strana perché comunque la prima volta in assoluto che entrerà in campo. In ogni caso, in teoria non dovrebbe avere danni su di sé, quindi una di queste abilità andrebbe un attimo sprecata, ve ne restano due effettivamente da utilizzare. Inoltre, più 40% di danno inflitto per 15 counts, ottimo, e più 50% di Ki Recovery per 15 counts. Ok, allora, sono uniche abbastanza basiche nel complesso perché non c'è nulla di così particolare, però sono ottimi aumenti di danno. E è un ottimo aumento di statistiche nel complesso principalmente, quindi il personaggio andrà a picchiare parecchio duro. Carta rossa, carta gialla non sono cambiate. Special move, super Kamehameha sono Major Impact Damage e ci applichiamo un meno 100% di riduzione danno per l'avversario quando entra in cover change per 20 timer count dall'attivazione. Abbastanza buono anche questo qua. Carta verde, più 20% di danno inflitto per 15 counts. E infliggiamo tutti gli avversari con un attribute downgrade del meno 50% di recupero HP per 30 timer count. È rimasta praticamente identica prima, se non per il fatto che questo dura 15 timer count in più. Ultimate! Guardiamo la prima. Major Impact Damage, 30% di possibilità di feintare. Morta lì. Ora invece abbiamo Massive Impact Damage. Ottimo buff anche qua. Ci mettiamo un attribute upgrade del meno 100%, ok, di riduzione danno per 3 timer count sull'avversario, quindi bucheremo qualsiasi genere di difesa e sempre 30% di possibilità di feintare. Porta due carte rosse come Zenkai Ability, come ci suggerivano ieri dal tweet, andiamo a buffare i regen di colore rosso, quindi molto utile anche semplicemente per andare a buffare il nuovo cell uscito la settimana scorsa, e come Z Ability non cambia assolutamente nulla rispetto al passato. Allora, nel complesso è un kit che non ha nulla, assolutamente nulla di particolarmente nuovo, non introduce nessuna meccanica nuova, ma raga, così sulla carta devo dire che può funzionare sicuramente. Statisticamente ha subito grosse migliorie, quindi sono sicurissimo che il personaggio renderà bene. Come kit non lo ritengo assolutamente superiore al cell uscito la settimana scorsa, ma forse Zenkai 7 potrebbe essere particolarmente tosto da affrontare. Staremo a vedere con qualche prova, non andrò a farlo io, spero di trovarne contro, mi vedrò qualche showcase, ma non intendo fare uno Zenkai a questo personaggio attualmente, se non magari giusto il primo pannello, perché migliora comunque, assolutamente sì, e può buffare anche se di poco il nuovo Cell, che non mi dispiacerebbe come cosa. Ok, questo era Cell, ci piace, assolutamente sì, ma non ci strappiamo i capelli per lui. Ci strapperemo i capelli per lui, penso. Gohan Super Saiyan 2 Legends Limited Zenkai. Allora, guardiamoci le statistiche. Pre-Zenkai avevamo 1.057 di power level generale, che non è assolutamente basso, raga, Non è assolutamente basso, perché se andiamo a vedere comunque la lista dei personaggi, vi ricordo, sono ordinati in ordine di power level, e questo Gohan comunque era qua statisticamente.
non lasciava a desiderare. Era tutto il resto del kit che comunque stava invecchiando male. Poi chiaramente sì, il power level non conta così tanto, perché qua c'abbiamo Android 13 e qua c'abbiamo Goku del movie, che sappiamo benissimo sono personaggi morti e sepolti. Allora, giusto per farvi capire, partivamo da una base di partenza, diciamo, superiore potenzialmente anche al Goku verde del movie appena uscito, quello nuovo e buono. Quindi tanta roba come base. Quindi 14 stelle, tutto al massimo. Guardiamo un attimino a modalità Zenkai come aumentano le stats. 1.061.000 di power level generale, 2.084.000 di HP, 266.000 di strike attack, 191.000 di strike defense, 299.000.7 per il blast attack. Manca uno sputo, raga, per infrangere la soglia dei 300.000 e 189.000 per le blast defense. Sono difese altissime, raga, sono quasi tra le più alte del gioco. Fatemi vedere un attimo ad esempio tipo Android 16 a Zenkai 7 come era messo statisticamente in difesa, perché anche lui ce l'ha altissime, ma comunque questo Gon mi sembra quasi superiore. Ok, 194.000 di blast defense, qua vince chiaramente 16, ma per quanto riguarda la strike defense, raga, vince Gohan. È quasi una cosa assurda, ma è così. E guardate anche il power level generale, qua siamo 1.046.000, qua con Gohan abbiamo 1.061.000. Cioè proprio alto, raga, molto alto. Guardiamoci il kit, partendo dalla main ability. Prima si pescava la ultimate, recuperava gli HP del 30% e il ki di 50, e annullava il proprio elemento a sfavore, ovvero il colore a sfavore, per 20 timer count se c'era almeno un alleato sconfitto. Post Zenkai invece abbiamo pescata della ultimate, recupero degli HP del 40% e recupero del ki di 70. Dopodiché tutto come prima, sempre per 20 counts, e tempo d'attivazione è sempre lo stesso. Passiamo alla prima unique ability. In base agli alleati sconfitti avevamo un più 30% di danno inflitto e un più 20% al key recovery, quindi andava un massimo di più 60 e più 40%. Inoltre avevamo un più 100% di danno da ultimate se c'era un alleato Goku sconfitto. Abbastanza limitante come cosa, perché non vi permetteva di sfruttare al massimo, diciamo, il personaggio in un team hybrid, ma vi costringeva sempre ad avere un Goku in team con voi, quindi tirare sul Son Family. Ora, post Zenkai, abbiamo più 40% di danno inflitto e più 30% al key recovery per alleato sconfitto, quindi si va a un più 80% e più 60%. Avrei gradito un sacco se gli avessero dato il non cancellabile, però dai, ci accontenteremo. E grosso cambiamento, più 100% di danno da ultimate se c'è un alleato Son Family sconfitto stavolta. Quindi potenzialmente un altro Gohan, il Goten che sta per uscire tra una o due settimane, qualcosa di questo tipo. Team Hybrid, raga, potete utilizzare questo Gohan al suo massimo potenziale. Bomba. Seconda unique ability, riguardiamocela prima, dello Zenkai, era meno 5 di costo per le blast, riduce il danno ricevuto dal tag regen del 20%, non può essere cancellato, e più 15% di danno inflitto per 15 counts ogni volta che questo personaggio usa una blast. Per finire avevamo una riduzione danno del 40% quando entravamo in cover change, e un più 25% di blast damage inflitto per 20 timer count quando si attivava la cosa. Quindi partiamo comunque da una unique ability bella corposa di base. Post Zenkai, meno 5 al costo delle blast che non può essere cancellato, sempre meno 20% di danno ricevuto dai regen che non può essere cancellato, più 20% di danno inflitto per 20 counts ogni volta che utilizziamo una blast, quindi ci aumentiamo di un 5% e di 5 counts, buona cosa. Riduciamo sempre il danno del 40% quando entriamo in cover change, e qua stavolta però abbiamo un più 30% di blast damage inflitto che si attiva per 20 timer count quando entriamo in cover change, appunto. Sono migliori abbastanza minime, ma comunque parecchio apprezzate. Unique ability numero 3, più 30% di blast damage inflitto contro il tag regen che non può essere cancellato. Eccoci qua che iniziamo a fare danni grossi su quel tag. Applica i seguenti effetti agli alleati per tag Son Family o Hybrid Saiyan
in base ai nostri personaggi in battaglia, escluso il nostro Gohan, quando questo personaggio entra in battaglia, più 30% di key recovery per 20 timer count, più 20% di blast damage inflitto per 20 timer count. Onestamente la devo un attimo inquadrare questa. Quindi abilità di buff che va a un massimo di più 60% per il key recovery e un più 40% per il blast damage per tutti gli alleati, in base a quanti altri personaggi con tag Son Family o Hybrid abbiamo in team oltre a Gohan. E si attiva quando entriamo in campo, non quando usciamo. È un attimo particolare questa unique ability. Sicuramente sarà buona perché comunque ci mettiamo ancora più danni su di lui. Non sarà super super utilizzabile per gli alleati, perché comunque magari il personaggio ce lo terremo in campo un pochino prima di switcharlo. Ma al tempo stesso 20 counts non sono pochi, quindi sicuramente qualcosa arriva anche agli alleati. Quarta e ultima unique ability, applica i seguenti effetti a se stesso quando ci sono due alleati sconfitti. Recuperiamo gli HP del 20%, che se andiamo a sommarli a questo 40% della main ability, vuol dire che Gohan durante il match potrà recuperare fino a un massimo del 60% degli HP, quindi è quasi come avere una mezza barra d'HP in più. Cancella gli attribute downgrade e abnormal condition, applica i seguenti effetti a se stesso ogni volta che siamo contro un avversario, quindi sia lo switch di Gohan nel momento che entrerà in campo, che perché è rimasto l'unico personaggio che avete in team, e sia quando eventualmente l'avversario switcherà il personaggio. Recuperiamo il ki di 40 e più 25% di danno inflitto per 20 timer count. Raga, questo è praticamente il kit per il last stand definitivo. È veramente un kit da last stand definitivo, raga, questo qua. Sono buff giganteschi quelli che si porta. Continuiamo a guardare il kit. Abbiamo Strike e Blast, nulla da segnalare. Super Kamehameha, sono massive impact damage. Infliggiamo all'avversario un attributo upgrade di meno 1 di velocità di pescata per 20 counts quando lo colpiamo. Anche questo potenzialmente in una situazione di 1v1 vi torna mega mega utile, perché ci avrete il Gohan che vi sta facendo il panico in campo e l'avversario che non c'ha manco la velocità di pescata base. Quindi tanta roba, raga, sto personaggio è veramente veramente imponente. Carta verde, cancella i propri attribute downgrade e abnormal condition, che questo, se non sbaglio, prima infatti non c'era, era solo per gli attribute downgrade. I seguenti effetti si attivano in base agli HP che ci rimangono. Se siamo sopra il 50% degli HP, più 30% di blast damage inflitto per 20 counts. Sotto il 50% d'HP, più 45% di blast damage inflitto per 20 counts. Anche questa ci alzi danni in modo scandalosamente alto. Ultimate, Massive Impact Damage, che erano già Massive Impact Damage, ok, anche prima. Applica i seguenti effetti a se stesso dall'attivazione. Più 50% di danno inflitto per 20 counts. Sono raddoppiati praticamente rispetto a prima, ok. E annulliamo il recupero degli HP dell'avversario se raggiunge lo 0. Quindi anti-endurance sull'ultimate. È una bomba, raga. È una bomba, raga. Si porta sempre due carte gialle. Come Zenkai Ability abbiamo un buff ai Son Family rossi, quindi ne guadagna lui, ne guadagna un potenziale Goku Zenkai 7, ne guadagna chiaramente questo Goku qua. Ma di base, raga, penso che se abbiate questo personaggio come Son Family rosso, andrete a giocare lui. Allora, come kit, in realtà potevo magari aspettarmi anche qualcosina di più sbroccato. Devo dire che hanno... è difficile un attimo valutare tutto sulla carta. È tantissima roba, raga, voglio provarlo. Voglio provarlo prima di potervi dire effettivamente quanto è forte il personaggio. È sicuramente fortissimo, raga. È sicuramente tier god, non ci piove. Non so, però onestamente, prendendo magari lui a 14, Majin Vegeta a 14, Vegito Blu a 14, valutare ora come ora chi sia il migliore di questi tre. Perché quando era uscito Beerus Zenkai non ci pioveva, raga, non ci pioveva assolutamente. Beerus era tipo un tier almeno sopra qualsiasi altro personaggio. Gohan invece l'hanno voluto tenere un attimino più tranquillo, almeno all'apparenza, poi devo provarlo, ripeto. Però in ogni caso, raga, se avete il personaggio a 7 stelle,
fategli lo Zenkai, assolutamente fategli lo Zenkai, perché vi ritrovate immediatamente un personaggio da tier god nel box. Motivo in più per fargli lo Zenkai è che, come vi dicevo, hanno fatto un revamp per le Ultra Space Time Rush, ora sono infinitamente più corte, semplici da fare, roba che la prima Rush ha uno stage contro i 10 di prima, la seconda ne ha 3, la terza ne ha 5, la quarta ne ha 7 e la quinta ne ha ancora 10. Rendetevi conto di quanto tempo in meno ci metterete per fare questi stage. Le ricompense non sono assolutamente peggiorate per il completamento, sono quelle di prima, se non pure qualcosina in meglio. E come ci avevano anticipato, nell'exchange shop abbiamo la possibilità di scambiare le Rush Medal, cosa che bene o male chiunque giochi a Legends e se si è fatto le Ultra Space Time Rush da quando esistono ne ha qualcosa come 1.300.000, 1.600.000, una roba di questo genere. Ecco, possiamo scambiare quelle cose mega inutili per delle Awakening Z Power di Gohan fino a 2.000. E devo dire che non costano neanche molto, cioè, sarà che c'ho una quantità infinita di Rush Medal, però comunque vi costano veramente poco e vi fate automaticamente due pannelli Zenkai in questo modo qua, tanta tanta roba. Inoltre ci sono le Zenkai Soul di tutti i tipi da poter scambiare, anche queste comunque con un rate abbastanza buono, e abbiamo anche finalmente altri slot per incrementare il nostro spazio degli equipaggiamenti. Tutte ottime cose veramente. Nuovo evento da 50 battaglie per farci 1000 Chrono Crystal, classico classico, andate e giocatelo. Oltre all'Happy Weekend, per tutti i weekend avremo un ticket gratuito per un banner dove teoricamente dovremmo, sì, ci garantisce un SP praticamente. I personaggi featured, tra i vari personaggi featured abbiamo questi qua che state vedendo a schermo, che ok, non sono i personaggi più nuovi che ci siano, però già da qua, per esempio, Rosé utilissimo, Vegeta Super Saiyan 4 mega buono, Goku Super Saiyan 4 mega buono, lui non più di tanto, lui se avete shaftato Majin Vegeta è il vostro God Jeta di riferimento, e lui purtroppo è invecchiato molto peggio di questo Vegeta, paradossalmente. Comunque sia, è roba gratis, quindi non sputiamoci sopra. Inoltre riceveremo anche 3 medaglie a weekend praticamente, e saranno scambiabili per Slot Remover, Zenkai Soul, Rising Soul. Raga, tutta roba gratis, quindi benvenga, benvenga. E per concludere la carrellata di news, Legends Return Super Saiyan 2 Gohan. Step up un attimino sistemato, raga, devo dire, rispetto a quelli soliti che abbiamo visto per i Legends Return. Perché innanzitutto, guardate bene, abbiamo un drop rate dello 0.5% per il personaggio Legends Limited. È praticamente il doppio di possibilità in più di trovarlo rispetto al normale. Come banner ci abbiamo Gotenks, che è tuttora un personaggio ottimo. Trunks, che, raga, devo dire che è ottimo. Ci sto facendo dei match da paura con sto personaggio. Goku Super Saiyan 4 ancora ottimo. Gohan Eva ancora ottimo, a mio parere. Questo no, questo no, questo no. Loro due Zenkai sono ottimi, proprio super ottimi. E nel complesso un banner che potrebbe decisamente valere la pena per qualche multi. Chiaramente non è così perché abbiamo il Proud to Fight attivo in questo momento, quindi non è proprio il massimo spendere Chrono Crystal in altri modi. Ah, inoltre al quarto step abbiamo sì l'SP garantita, eppure qua il rate del personaggio Legends Limited si alza di un 2 punti in percentuale, che è sempre qualcosina in più, raga, rispetto al nulla. Cioè, quantomeno comunque la gente dovrebbe essere un attimino più incentivata a pullare su questi banner per beccare Legends Limited, che vorrebbe o stellare un pochino o comunque che si era perso e vorrebbe recuperare. I Legends Return, per come sono tornati fino ad ora, non erano un granché. Questo qua ha fatto decisamente un passo in avanti, sia come qualità del banner in sé, perché comunque abbiamo un pool di personaggi molto molto buono nel complesso, e sia per gli aumenti dei rate che ci fanno veramente piacere. Purtroppo sembrava che dovessero anche diminuire le risorse richieste per sbloccare i pannelli Zenkai dei personaggi,
A quanto pare non è per oggi, magari sarà per l'update che hanno in programma per le prossime settimane. Quindi se non è per questa settimana immagino che sia per l'update della versione 2.12 se non sbaglio. Raga, per il video era tutto, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di Cell e Gohan Zenkai, se siete contenti comunque dell'arrivo di questo nuovo banner a gratis coi ticket per il weekend, se siete contenti del revamp delle Ultra Space Time Rush, magari prima non le facevate perché duravano un sacco, ora invece comunque sono fattibili nel giro di, secondo me, una mezz'ora, far tanto, ve le fate tutte 5 o poco più comunque, quindi un ottimo passo in avanti. Scrivetemi tutto qua sotto nei commenti, io vi mando un bacione a tutti e vado a farmi il mio bel Gohan Zenkai. Ci vediamo nello showcase.